Ormai quello che la liturgia ci propone sempre di più è questo avvicinamento alla celebrazione della Pasqua. Siamo ormai vicini. E allora cosa dice Dio misericordioso, la colletta di oggi, che susciti nei tuoi figli la volontà di servirti, illumina i nostri cuori purificati dalla penitenza, il percorso fatto ovviamente, e nella tua bontà ascolta le nostre invocazioni. Quindi la penitenza, il percorso di penitenza ci ha purificati, ma suscita la volontà di servirti. E allora proprio dentro questa logica vedremo il Vangelo di oggi nel quale Gesù mette davanti i suoi ascoltatori di fronte a qualcosa di chiaro, la loro resistenza ad accogliere la sua parola. È questo che li pone lontano, non soltanto sono cattivi, non fanno bene, eccetera, ma la loro pervicace resistenza ad accogliere la loro parola. E badate bene che Gesù sta parlando a quelli che avevano accolto la sua parola. E l'introduzione è particolarmente interessante: conoscerete la verità se sarete fedeli e la verità vi farà liberi. Cioè descrive la verità con un passivo teologico, il che sta a indicare che soltanto Dio ci potrà rendere liberi. Ma fermiamoci un attimo così recuperiamo anche la prima lettura. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato». Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione. Abbiamo un solo padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro padre, mi amereste. Perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. Nel Vangelo si parla di liberazione. Beh, il testo di Daniele della prima lettura ci racconta una liberazione clamorosa, ma non siamo molto lontani da questa realtà. Infatti sarà proprio questo l'elemento che rende così sospettosi e fa scandalizzare, diciamo così, questi giudei. Diventerete liberi, ma noi non siamo mai stati schiavi. E Gesù dice però: chi commette il peccato è schiavo del peccato, perché il peccato ha condizionato le sue scelte, lo ha inclinato lontano dal bene. Ora la discussione qui nel Vangelo si radicalizza e Gesù non scherza. Infatti dice: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. E loro capiscono bene l'insinuazione e rispondono: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio. Ma qui Gesù rilancia: se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato. È strano che voi onoriate Dio e non riconosciate me. Questo è sempre possibile, no? Avere due piani diversi, avere un grande ideale e quel grande ideale però non riconoscerlo proprio quando si è davanti. Ma questo è anche un grande insegnamento per la nostra persona, perché alle volte al di là di quelle che possono essere le nostre motivazioni, i nostri ideali e quant'altro, purtroppo possiamo rimanere prigionieri di questi ideali e non convertirci alla realtà che abbiamo davanti. Ed è per questo e soltanto per questo che possiamo imparare a servirlo, riconoscendo nel mistero della croce quel passaggio. Perché se la croce per noi è soltanto
una logica dolorosa, e allora sarà difficile comprendere anche il nostro compimento. Se invece la croce la cogliamo nella sua dinamica di rivelazione e di trasformazione, allora anche per noi e probabilmente per la nostra vita qualcosa sarà un pochino più chiaro. Ci vediamo domani. Grazie.